Buonasera a tutti e benvenuti al programma Natale Q4 in solidarietà, un programma di eventi musicali e culturali che offriamo alla cittadinanza online da Natale alla Befana, e vi chiediamo di seguirci, di seguire questi momenti in allegria, in famiglia e virtualmente nella nostra comunità. È anche un momento per fare solidarietà, perché come abbiamo sempre fatto durante il concerto di Capodanno, quest'anno vi chiediamo online, a distanza, di fare un piccolo versamento per il nostro fondo essere, che ormai da più di 18 anni, con i prestiti di solidarietà, aiuta le famiglie più bisognose del nostro territorio. Quindi avrete poi le coordinate per fare questi piccoli versamenti, e nel frattempo io vi auguro davvero di cuore, da parte del Quartiere 4, buon Natale, felice anno nuovo, buone feste, e insieme poi ci lasceremo alle spalle questa maledetta pandemia e torneremo ad abbracciarvi. Adesso godetevi il concerto. Buonasera a tutti, noi siamo con la Prato Gospel School, io sono Leandro Morganti, siamo felici di essere a cantare qua per voi in un Natale così particolare, e insomma in collaborazione con l'associazione di Globo e in occasione dell'inverno fiorentino, siamo qua a proporvi dei brani di musica gospel e dei brani di Natale, insomma, per ambientare un po' queste giornate di festa che per tanti non sono poi così gioiose quest'anno. Speriamo veramente di portarvi un po' di energia. La musica gospel è una musica molto particolare, che è proprio musica di gioia, però affonda le sue radici in una cosa tristissima che era la schiavitù. Quindi probabilmente quest'anno è proprio l'anno giusto per cantare musica gospel, perché da una specie di schiavitù come anche quella che stiamo vivendo noi, senza catene, ma con delle catene invisibili, si possa tornare a gioire e a far festa. Quindi noi cominciamo proprio con un brano della schiavitù, che è uno spiritual, che si chiama Ride on King Jesus, e questa canzone ci dice che finché cammino nella strada del Signore non ci sarà niente di più fermo. Ride on King Jesus. Thank you.
titola Total Praise, che significa lode totale. E noi solitamente iniziamo sempre i nostri concerti con questo brano, Total Praise. Thank you.
dice: per il resto della mia vita servirò il Signore e per il resto della mia vita crederò in Lui. For the rest of my life.
invece è un brano che conoscete tutti, che si intitola Silent Night. Adesso per augurarvi proprio un buon Natale tutti insieme, vi cantiamo un brano che solitamente è una cosa che cantiamo insieme con voi, insomma, con chi viene a seguire i nostri concerti. È una cosa dove facciamo tirare fuori addirittura le chiavi, no? Voi campanelli, quello che avete, qualcosa che faccia un tintinnio, insomma, che faccia un rumore. Oggi non lo potremo fare, però speriamo che voi nelle vostre case avete voglia di giocare insieme a noi. Quindi questa è Jingle Bells. Thank you.
considerato un brano natalizio, ma perché non si sa cosa dice. È il brano probabilmente più famoso della musica gospel, si intitola Oh Happy Day, ma voi dovete sapere che Oh Happy Day è proprio il brano del giorno di Pasqua, non quello di Natale, perché dice che giorno felice è il giorno in cui Gesù mi ha lavato dai miei peccati, quindi è proprio il giorno di Pasqua. Quindi noi la cantiamo sempre con tanta felicità anche a Natale, però ci tengo insomma che sappiate che non è proprio una canzone natalizia, anzi è proprio la canzone del giorno di Pasqua. Oh Happy Day. Soli, un po' persi, quindi questo brano ci dice di non avere paura, perché
che il Signore ci precede, ci copre le spalle, è tutto intorno a noi, ci difende lui. Quindi non siamo mai soli, non dobbiamo avere paura. Il Salmo 23. Thank you.
Bene, e l'ultimo brano che cantiamo invece si intitola Light the Way. È proprio una preghiera al Signore dove gli chiediamo di illuminarci la strada, cioè di fare luce, specie nel periodo così buio, di far luce almeno sul prossimo passo. Uno per volta, insomma, probabilmente riusciremo a fare una bella camminata. Quindi mi piace tanto andare a Natale questa canzone, anche se non è un brano natalizio, perché Natale è la stagione delle luci, le vediamo dappertutto.
tantissimo. Noi siamo la Prato Gospel School e cogliamo l'occasione per ringraziare anche il quartiere 4 che ci ha ospitati per questo concerto a distanza. E noi speriamo davvero che questa distanza in qualche modo si sia riuscita a accorciare, almeno ad accorciare. Quindi veramente ringraziamo tutti coloro che ci hanno invitato per fare questa cosa per voi. Noi vi auguriamo un buon Natale e speriamo di rivederci presto anche di persona. Ciao auguri, ciao a tutti. Villa Vogel si trova a Firenze, in via delle Torri, all'interno dell'omonimo rione posto tra le zone di Legnaia e l'Isolotto. Nel 400 l'antico abituro medievale dei Capponi fu trasformato in casa del Signore per volere dello stesso Gino Capponi con la costruzione di una casa-torre. Ristrutturata e ampliata nel 600 da Gherardo Silvani, intorno alla casa-torre vennero edificati una villa e il chiostro. Nel XVII secolo fu ampliata con il portico, la loggia sovrapposta e le volte a padiglioni visibili al piano terreno. Nel XVIII secolo, lungo via delle Torri, fu costruita la cappella, accanto al portale quattrocentesco. Successivamente la proprietà della villa passò nell'Ottocento alla famiglia dei Franceschi e nel Novecento alla famiglia Vogel. Dal primo dopoguerra la villa fu praticamente abbandonata dalla famiglia Vogel che negli anni Ottanta la donò al comune di Firenze. Nel 1999, dopo accurati restauri, la struttura è stata destinata a sede del quartiere 4. Al piano terreno si trova ancora il grande salone della villa, adesso utilizzato come sala consiliare del quartiere 4 e intitolato a Tosca Bucarelli, partigiana tra le più attive del gruppo del GAP e dell'AMPI, che fu consigliere comunale sino al 1980. Nella sala è posta una grande tela di Francesco Paolo Prioro, pittore palermitano risalente al 1891 e raffigurante Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, innanzi a Carlo VIII. Accanto alla villa si estendono il giardino all'italiana e la limonaia, ottocentesca, che sono attualmente destinati a mostre di arte contemporanea, secondo una vocazione sottolineata anche dalla presenza di opere dell'artista Quinto Martini, che la famiglia stessa, nel decennale della scomparsa, ha donato alla nuova sede del quartiere 4, e di altri artisti presenti con le loro opere anche all'interno del parco. Tutto intorno all'edificio si estende appunto il grande parco moderno, chiamato Villa Vogel, riqualificato per la fruizione da parte dei cittadini di un importante polmone verde dove poter svolgere sport, giochi e intrattenimenti culturali.